Io vorrei in un mondo dove non è il pezzo di carta, perché cioè non serve il pezzo di carta, è la conoscenza, l'esperienza di una persona che conta. Io sul curriculum ce lo scriverò che ho fatto questo, perché io ho collaborato, ho lavorato, cioè siamo stati in gruppo, c'è il lavoro in questo. Quindi è questo, la scuola ti aiuta, perché comunque è stata con noi, ci ha aperto la scuola, ci ha tenuto aperti, i professori sono rimasti senza chiedere niente, stanchi fino a mezz'otto a fine a fare i campi, a lavorare con noi per il robot, perché quello è bello. Si va avanti e tutti danno il contributo. Io rimango a mezz'otto perché rimani anche tu, come tu rimani fino a mezz'otto perché rimango anch'io, e siamo tutti uguali veramente in quel momento. La RoboCup è una manifestazione di carattere educativo e quindi abbiamo voluto portare in Italia questa cosa che è nata nel mondo alla fine degli anni 90 e che in Italia nessuno portava, nelle università, nel ministero, qualcuno aveva visto queste cose, qualche piccola gara veniva fatta così a livello locale, però si capisce che una cosa potente dal punto di vista didattico come la robotica, che vuol dire mettere insieme conoscenze di carattere anche umanistico, conoscenze tecnologiche, intelligenza operativa, quindi era un potentissimo strumento didattico, e questa gara poteva essere, diciamo, l'occasione per far avvicinare a questo mondo della robotica gli insegnanti e le scuole, per capirne gli usi educativi, non per fare la materia robotica, quella la fanno i politecnici e le scuole tecniche. Noi qui abbiamo licei, abbiamo scuole medie, abbiamo scuole materne. Allora, che robotica possono fare quei bambini? No, fanno un uso intelligente della tecnologia. La robotica educativa è una metodologia didattica e come tale gli insegnanti, se lavorando con i ragazzi cominciano a saper attivare a scuola i famosi laboratori per le competenze, che anche il nostro ministero ormai scrive, è la scuola di domani, però come si fa? Ecco, noi abbiamo provato, ho detto provate, noi vi aiutiamo organizzando questa manifestazione, questo inizia a ottobre e va avanti tutto l'anno. Quindi qui si arriva a vedere il risultato di un anno di lavoro a scuola ed è molto bello, anche se molto faticoso e oneroso, farlo di persona, non si può fare a distanza questa cosa. E allora la kermesse, quindi vedete qui un numero per me anche spaventevole di ragazzi di scuola, con un entusiasmo contagioso di cui si caricano anche gli insegnanti e i presidi, perché anche loro hanno bisogno di incoraggiamento, bisogno di sognare che si può fare bene, e la scuola italiana fa già molto bene. Abbiamo qui degli ospiti anche spagnoli, stranieri, che si complimentano per come riusciamo a fare, però non gli diciamo che lo facciamo semplicemente con le nostre forze, autofinanziandoci, ogni scuola mette un pezzettino e poi troviamo fra di noi la scuola che se la sente. L'IT Svolta ha avuto questo coraggio, per due anni ci ha studiato, ha voluto capire, e l'anno scorso si è candidata e noi a Stresa, a ottobre, gli abbiamo affidato la quinta edizione, questa, che, ripeto, corona 5 anni di crescita. Perché è importante questa manifestazione per i ragazzi? Perché si scopre il loro estro, la loro fantasia, la capacità di apprendere, diciamo, tra virgolette, giocando. Perché iniziando già dal primo superiore a lavorare con i robot si arriva alla quinta a una specializzazione molto approfondita, perché la robotica educativa che loro fanno nel primo e secondo anno si trasforma in robotica industriale al quinto. Quindi non solo loro si appassionano, studiano le materie classiche, elettronica, informatica, telecomunicazioni in modo più approfondito e diventano dei tecnici molto bravi, sia se vanno a lavorare in azienda sia se andranno all'università. Quanto conta oggi la tecnologia? La tecnologia conta tantissimo, anche perché qualsiasi strumento abbiamo a disposizione è frutto di automazione. L'automazione è robotica, robotica intesa nel senso lato, dall'iPhone alla lavatrice programmabile e quant'altro noi troviamo attualmente in uso. La scuola sta cambiando per entrare in sintonia con i giovani? Sta cambiando perché le nuove generazioni, a differenza mia, nostra, dei cinquantenni, hanno bisogno sempre di più stimoli continui e intensi. Allora la scuola si deve adeguare, si può adeguare soltanto con esperienza laboratoriale, cioè praticamente sperimentando ciò che fanno. Cambia il metodo, il rapporto e i contenuti, perché noi nella quota parte che il Ministero ci concede, il 20%, siamo riusciti nel triennio ad inserire la robotica, che è una scienza completamente nuova, che permette a loro di apprendere molto più facilmente nozioni molto complesse, che prima era diciamo non alla portata di tutti. Quindi diciamo che la robotica è uno strumento per la didattica, ma anche uno strumento ludico. All'inizio noi facciamo capire ai ragazzi che può essere un divertimento e c'è un approccio immediato. Infatti anche la percezione di chi assiste alle gare può essere quella di un gioco. Invece sotto
molto, nascondiamo dei concetti molto profondi delle varie discipline che utilizziamo. E poi loro se ne rendono conto passando al secondo, terzo, quarto anno di specializzazione, dove si ritrovano un bagaglio tecnico-culturale molto molto avanzato, faticando molto meno. Perché l'attività ludica favorisce l'apprendimento? Perché ovviamente l'attività ludica permette non una concentrazione su una lezione frontale, quindi un'attenzione continua, ma una sperimentazione laboratoriale, che può sembrare ludica in quanto loro mettono le mani su qualcosa che dopo diventa un oggetto programmabile. Di conseguenza questo aspetto ludico fa soffrire meno l'alunno, il discente, diciamo così. E quanto la componente emotiva conta nell'apprendimento? L'aspetto emotivo conta tantissimo, noi lo notiamo anche a livello di gare, no? Che ragazzi molto bravi, che sono bravissimi a programmare, anche con l'approccio alla gara si scoprono caratteri somatici di apprendimento diversi, perché spronati dall'adrenalina in gara riescono a moltiplicare le loro forze intellettive a dismisura. E la scuola, i docenti come sostengono i ragazzi in questo momento? Abbiamo iniziato 4 anni fa in 2 pionieri, poi facendo vedere ai docenti quale poteva essere anche il risvolto di apprendimento dei ragazzi e l'impegno che devono dare, devo dire che ho un team di 8 persone che mi segue. È stato eccezionale perché è riuscito a capire l'importanza della robotica, a sfruttare questo strumento appieno in tutto, a 360 gradi all'interno della scuola. Tant'è vero che così facendo siamo riusciti anche a dimostrare al territorio di Pescara, quindi alle famiglie eccetera, che facendo si impara. Facendo imparare i ragazzi e con i nuovi progetti, le famiglie ne hanno parlato, sono interessati tantissimo anche durante l'orientamento, abbiamo avuto anche un notevole incremento di iscrizione. Quindi la competizione non per vincere ma per imparare. Perfetto, il motto della rete è questo appunto, si impara, non è obbligatorio vincere, aiuta tantissimo, ma poi c'è anche un'altra componente che gli alunni e i ragazzi lavorando in team da 5-6 persone anche all'interno delle classi dimostrano una capacità di sinergia notevole. Cosa spera che i ragazzi che partecipano a questa manifestazione possano conservare di questo giorno? Innanzitutto l'esperienza che stanno maturando insieme con gli altri 130 team provenienti da tutta Italia, riescono a capire come lavorano le altre scuole, un confronto costruttivo notevole di tecnologie, di intelligenze, anche perché avendo 130 team abbiamo la totalità delle scuole che fanno robotica in Italia, quindi parlano fra di loro, ma poi anche il bello qual è? Che siccome la competizione è vera e sana, si scambiano anche i pezzi, non c'è la competizione solo per competere, si aiutano fra di loro anche tra team diversi provenienti da varie città italiane. Cosa si augura per il futuro di questi giovani? Mi auguro ovviamente con il mondo che stiamo vivendo, con la globalizzazione, che lo strumento tecnico che noi riusciamo a fornire come ISVolt, come istituto tecnico, li possa aiutare tantissimo, anche perché penso che sia ancora un settore dove lo sbocco è possibile, parlo di sbocco occupazionale. Noi come docenti la stiamo mettendo tutta, facciamo vedere qual è il mondo all'esterno, facciamo vedere quali sono le altre realtà italiane con questo tipo di manifestazione, dopodiché non abbiamo la palla di vetro per assicurare a tutti un impiego futuro, però gli diamo una notevole chance di impiego in un settore tecnologico dove i tecnici sono ancora richiesti. Cosa ti appassiona della robotica, Davide? Uno, perché si può dare al robot un modo di ragionare, quindi di risolvere determinati problemi. Due, perché comunque c'è competizione nella robotica e c'è sempre la possibilità di crescere e migliorarsi. Cosa vuol dire per te lavorare in team per raggiungere un obiettivo? Da soli si possono avere belle idee, si può fare del bene, ma in team sicuramente si può fare meglio. Lo slogan di questa manifestazione è: l'importante non è vincere ma imparare. È comunque una crescita dal punto di vista delle informazioni che uno ha per quanto riguarda le conoscenze che uno ottiene. Andrea, cosa ti appassiona della robotica? Della robotica mi appassiona il fatto appunto che non è uno studio settoriale, ma uno studio più ampio. Ti permette di studiare più materie, cosa che in informatica forse non facevi. Quindi la mia scelta, io ne sono orgoglioso, della mia scelta che ho fatto. Giulio, cosa ti appassiona della robotica? Un nuovo mondo per studiare e far imparare i ragazzi. La solita lezione classica, siamo là 2 ore davanti a un libro, è noiosa e stancante. Hanno detto che gli studi 20 minuti tiene una lezione, la testa di uno studente riesce a essere attenta a quel tempo. Con la robotica io mi faccio 6 ore davanti a un computer a programmare in tranquillità, perché è bello, è nuovo, hai sempre una nuova cosa, un nuovo spunto e quindi vai avanti e non ti stanchi. Cosa stai apprendendo da questa manifestazione? Oltre alla tecnica ho visto
anche l'organizzazione da un altro punto di vista, cioè sono stato anche con i miei professori quando l'hanno organizzata e quindi ho visto e anche altri hanno visto e capito quanto può essere dura il dietro di una manifestazione. Sono 6 mesi che organizzano, noi siamo 6 mesi che veniamo, controlliamo, facciamo le piante. Oltre che miglioriamo anche l'aspetto col docente, perché oltre che essere solo studio e anche altro, cioè inizi anche a viverci con un professore, che se il professore diventa tuo amico e riesci a non perdere quel rapporto studente-professore è la cosa più bella che ci possa essere. E poi comunque è sempre nuovo, perché impari anche dagli altri, da un tuo errore puoi imparare, l'altro ti può insegnare qualcosa che tu non sai, tu insegni a lui e... cioè è bello. E cosa ti stanno dando in questo momento i tuoi docenti, i tuoi professori? Già perché mi hanno fatto venire qui a parlare con voi, credo che credono in noi, perché se non parlano loro ma fanno parlare noi, ci credono. Se loro stanno con noi fino alle 6 è perché vogliono andare avanti. Abbiamo fatto andare la robotica sempre più avanti, anno dopo anno diventa più conosciuta, fra un po' diventerà una materia di indirizzo, verrà fatta, cioè che facciamo oggi? Robotica. Noi possiamo dare aiuto al futuro, ai nuovi ragazzi che faranno l'informatica, robotica, tanto sarà il futuro, la macchina sarà dovunque e siamo noi che dovremmo comandarle o comunque farle funzionare. Cosa vuol dire lavorare in team per raggiungere un obiettivo? Due teste lavorano meglio di una. Io posso sbagliare, puoi sbagliare anche tu, c'è un altro che potrebbe comunque mandarcelo la retta via, quindi in 5 che siamo deve uscire comunque qualcosa, cioè alla fine di 6 ore di lavoro qualcosa esce. Cos'è per te questa competizione? Lo slogan è non vincere ma imparare. Io credo che arrivati qua tutti vogliono vincere, perché abbiamo impiegato tempo, voglia, passione e tutto, e quindi arrivare ultimi dà fastidio a tutti e non vincere dà fastidio a tutti. Però comunque anche chi non ha vinto credo abbia imparato, sia andato comunque avanti, abbia imparato sicuramente, anche se sapeva 100, 101 ci è arrivato sicuro. Cosa vuoi fare da grande? Mi piace vivere giorno dopo giorno, cioè i progetti alla fine non vanno a buon fine se te li prepari, quindi io vivo. Tanto alla fine ti può andare bene o male in qualunque modo, quindi vivo e vediamo. Quanto conta per i giovani avere qualcuno che creda in loro? Credo tutto e niente, cioè puoi essere sicuro di te e andare avanti comunque, però alla fine ci sarà sempre il momento dove devi appoggiarti su qualche spalla, può essere un genitore, un amico, anche il tuo professore, anche la persona che hai incontrato in quel momento, ci hai parlato e ti appoggia a lui, ma comunque qualcuno che crede in te serve, perché se no arrivi in quel momento dove finisce tutto. Anche tu ti puoi demoralizzare, tutti si sono demoralizzati, anche i migliori. Though the truth may...